Alberello facile facile. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi un video creativo fatto con il cartoncino, proprio quei video semplici che si possono fare anche coi bambini, quei video belli che sanno tanto di Natale. Ma prima di dirvi di cosa si tratta, mi raccomando, iscrivetevi se non siete ancora iscritti qui giù, cliccate su iscriviti e poi pigiate la campanella per essere avvisati sempre sui video che pubblico. Mi raccomando, venitemi a seguire anche su Instagram e su Facebook, mi trovate sempre come Arte per te, pennello bianco su fondo rosso, e venitemi a seguire anche sui miei altri canali. Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori e Una Cappa, il canale di cucina più buono del web. E allora, adesso basta parlare e andiamo a creare uno stupendo alberello di grande effetto, ma facile facile. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri bellissimi e facilissimi alberelli di Natale. Ci occorrerà un pochettino di gomma crepla dorata, oppure in alternativa queste stelline così, o anche una stellina di cartoncino, un righello, una matita e un paio di forbici. Uno spiedo in legno, degli strass di varie misure, dei colori che preferite, del cartoncino ondulato verde, del cartoncino ondulato marrone. Iniziamo subito. Tagliamo da un foglio di cartoncino ondulato standard, sono degli poco più degli A4 quelli che vendono in cartoleria, ma adesso vi dico esattamente quanta deve essere la misura, delle strisce, 4 striscette di cartoncino ondulato da 1,5 cm, quindi io prendo qui 1, 2. Faccio la stessa cosa con 2 strisce di cartoncino marrone. Adesso unisco le striscioline verdi con un po' di colla. Adesso prendo la lunga striscia verde e comincio a creare una rotella. Arrivati alla fine, la fisso, ma non la fisso qui, tiro leggermente giù così e la fisso in questo punto. Quindi bagno l'angolino di colla, tiro bene la carta, tiro leggermente giù e tac, la fisso. Adesso, aiutandomi con lo spiedo, comincio a tirar fuori la punta della rotella e la tiro fuori per circa 0,5 cm, così, vedete? Man mano che la tiro giù senza ustionarmi, fisso con un punto di colla a caldo e vedete, e rimane automaticamente fuori. Ogni giro che spingo fuori avrò l'accortezza di fissarlo con un punto di colla a caldo in modo che non possa più ritornare indietro. Andiamo più abbondanti sul giro finale e raddrizziamo tutto il lavoro. Voilà! Lasciamo riposare il nostro bellissimo alberello e prendiamo la striscetta che simulerà il tronco. Anche di per questa faremo una rotella e fisso anche qui un po' di sbiego e tiro su. Quindi prendo il mio spiedo, spingo in alto ben bene il tronco più che posso questa volta e una volta inserito lo spiedo prendo la misura anche del mio alberello. Deve uscire leggermente lo spiedo dalla punta. A questo punto, presa la misura, taglio lo spiedo. Un po' di colla a caldo all'interno del cono del tronco in modo che non si muova più. Attenti a non bruciarvi con le colature di colla. Passiamo così su tutto.
quindi lo fissiamo e facciamo uscire il bastoncino, voilà, fino a che proprio non si perda, così. A questo punto bagniamo bene la punta del bastoncino di colla a caldo e inseriamo il nostro alberello. E voilà, guardate che carino già anche così. Adesso con l'altra strisciolina di cartoncino dividiamola a metà, uniamo le due metà e facciamo un'altra rotella. Blocchiamola. E incolliamo l'albero di Natale che abbiamo creato su questa rotella che fungerà da base. Colla a caldo abbondante su tutto il bordo interno senza bruciarvi. Poggiate e poi colando rimarrà unita alla rotella. Lasciamo asciugare perfettamente, nel frattempo creiamo una bella stella da mettere sull'apice. Io ho deciso di non farla doppia, quindi prendo il glitter dorato e ripasso il retro della stellina con un po' di Vinavil, il retro e anche i bordini. Quindi la tuffo dentro al glitter, lascio asciugare e dopo la recupero con una pinzetta. Mentre la stellina si asciuga, la lasciamo qui, adorno il mio albero di Natale. Io ci metterò le palline rosse, tanti strass rossi, punto di colla. Io per questa fase preferisco non utilizzare la colla a caldo, ma una normale colla acetovinilica o una Vinavil. E questo passaggio del tutto facoltativo fatelo solo se siete dei pazzi come me. Prendete un po' di Vinavil e passatela così su tutto il bordino, tra un giro e l'altro della carta. E adesso punto di colla a caldo, proprio un micro punto qui in cima, e stellina sia. E voilà, il nostro albero di Natale è bello e pronto per essere sfoggiato su un mobile. Ma guardate che bello, ora vi lascio alle foto anche con una variante più country e noi ci vediamo dopo. Ditemi tra i commenti se vi piace la variante classica o la variante country. Aspetto i vostri commenti, mi raccomando. Ditemi se questo alberello vi piace, se lo farete qui giù tra i commenti e io vi aspetto subito dopo le foto. Ciao, pollice in su!
Ora ditemi se non è un amore, ditemi se non è un lavoretto che potrete fare con i vostri ragazzi in maniera semplicissima con un effetto bellissimo. E che ne dite della variante country? A me piace tantissimo. Vediamo se indovinate con cosa ho fatto le perline. Non avevo le perline? Non sento, non sento. Con la colla a caldo ho spremuto delle bollicine di colla a caldo su un acetato o sulla carta forno, poi le ho staccate, le ho dipinte con un'uniposca e le ho attaccate. Guardate che carino anche questo con i colori più neutri. E allora scegliete la variante che più vi piace, scatenate la fantasia e decorate tutta casa con gli alberelli di Arte per Te. E allora, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, pollice in su, condivisione e noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qui. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta e buona preparazione al Natale. Ciao!